Siamo con il professor Paolo Mottana, docente di filosofia dell'educazione presso l'Università Bicocca, con il quale affrontiamo un tema spinoso, il tema della violenza tra i giovani, vale a dire bullismo, vale a dire branco, eccetera. Sì, guardi, il convegno che noi stiamo organizzando su violenza ed educazione intende tematizzare proprio questa dimensione. Diciamo, ci sono dei fenomeni che vengono particolarmente messi in risalto dai sistemi di comunicazione nei quali i giovani sono protagonisti di violenza, lei li ha riferiti, la violenza del bullismo, del branco, delle bestie di Satana, che certamente fanno molta notizia. Io credo che però questi fenomeni siano, diciamo così, dei punti di affioramento di una situazione particolarmente complicata e difficile che i giovani oggi vivono e rispetto alla quale magari reagiscono anche in maniera particolarmente irrazionale. Però la novità, secondo me, della condizione giovanile dei nostri tempi è soprattutto legata al fatto che i giovani sono costretti fin dall'infanzia in un sistema di controllo, di sorveglianza, di disciplinamento dei loro comportamenti particolarmente pervasivo e capillare, che inizia dalla primissima infanzia, in cui sono sostanzialmente reclusi nelle case, poi condotti negli asili, poi nelle scuole, poi nei centri di educazione sportiva, poi nei corsi di musica, poi nella migliore delle ipotesi naturalmente, e in generale nella stessa città, che è un luogo sottoposto a continua sorveglianza, controllo, mentre non godono più di spazi di libera espressività, di spazi di avventura, di spazi di gioco non sottoposti alla sorveglianza e al controllo di autorità adulte, non sottoposti a un controllo di tipo legale. La scuola stessa è un circuito totale dove tutti gli spazi sono pensati e costruiti in maniera tale che non ci siano dei momenti di libera espansione vitale. In realtà i giovani hanno necessità di esprimere la loro dimensione aggressiva e questa espressività di fatto risulta costretta, claustrofobizzata, reclusa. Ecco, io credo che oggi il problema che si pone all'educazione è quello di trovare un modo di elaborare positivamente anche questo istinto aggressivo attraverso un'educazione che gli consenta di risperimentare spazi di libertà, ripeto, di avventura, anche attraverso per esempio attività di esercizio fisico, esercizio corporeo che non sia soltanto sublimazione del loro istinto aggressivo, ma anche espressione di questo, no? Nella cultura orientale esistono le arti marziali, da noi non esiste un modo di dare forma anche all'istinto combattivo, polemico, aggressivo che è tipico dei giovani. Ma più di tutto io credo che sia proprio il tessuto delle città e delle nostre società che deve rimparare ad albergare spazi aperti, spazi liberi, non esistono più i campi, i cortili, le strade dove i ragazzi possano liberamente dare corpo alle loro fantasie anche più spericolate e giustamente rischiose. In realtà è tutto così disciplinato, normato, costretto che io credo che sia normale che oggi i giovani poi in certi momenti abbiano bisogno e trovino il modo di esprimere queste diciamo, loro esigenze compresse in maniera dissociata, in maniera quindi particolarmente violenta. Però io ritengo che la violenza sia anche un elemento vitale, non sia soltanto qualcosa che sfugge al controllo, purché naturalmente sia organizzata all'interno di un'esperienza vivente, insomma, non soltanto nelle sue forme più distruttive.